Decima giornata di Serie A, ancora dubbi al fantacalcio? Vi aiutiamo noi di Calcio Today e partiamo con tre portieri consigliati e tre portieri sconsigliati per la vostra fantarosa. Il primo nome che abbiamo deciso di consigliarvi è quello di Tatarusanu, Milan-Torino. Il Torino non è una squadra che segna moltissimo, è vero, il Milan è reduce da due gol subiti e il Torino ne ha fatti tre, ma contro un Genoa che non è proprio impeccabile in fase difensiva, e allora via libera per il sostituto di Maignan. Il secondo nome in realtà è un doppio nome, il consigliato è Ospina, ma mi raccomando copritevi perché Meret potrebbe essere titolare nel turno infrasettimanale. C'è Napoli-Bologna, gli azzurri sono la difesa meno battuta del campionato e sono anche reduci da un ennesimo clean sheet, quello contro una big come la Roma. Il Bologna è anche orfano di Arnautovic e Soriano, dunque scelta consigliatissima quella del portiere colombiano o del fresco campione d'Europa. L'ultimo nome è un po' più una scommessa, vi consigliamo Montipò. L'ex Benevento è reduce da una super prestazione con la Lazio, nonostante un gol subito ha calato due parate importanti, specie quella su Lazzari. Vogliamo tentare di rischiarlo contro l'Udinese, è vero, non sarà una partita semplicissima, un 1x2 fuori casa con un Udinese che però non segna moltissimo, è vero, c'è la stella Abeto in crescita, ma Montipò potrebbe essere la sorpresa giusta per questa giornata. Da quando Tudor è arrivato al Verona, la squadra è completamente rinata, puntate su di lui. Ora passiamo invece alle dolenti note. La prima potrebbe essere Vicario. Contro l'Inter, l'Empoli rischia l'imbarcata, ha subito due gol anche dalla Salernitana. Per questa giornata il vostro portiere dovrà essere un altro. Fate a meno anche di Cragno, 3 gol subiti contro la Fiorentina. Il portiere del Cagliari è davvero davvero un ottimo giocatore, ma concede troppi gol alla squadra di Mazzarri. E con una Roma reduce sì da un pareggio per 0-0 e una super sconfitta per 6-1 col Bodø/Glimt, c'è comunque da rischiare. L'arsenale offensivo dei giallorossi è spropositato, è immenso e Cragno rischia davvero troppi malus. L'ultimo nome sconsigliato è quello di Reina. 0 clean sheet da quando è incominciata la stagione, almeno un gol subito per 9 giornate. Una delle più grandi delusioni tra i portieri di fascia medio-alta. Contro una Fiorentina che è reduce da 3 gol, con un Vlahovic scatenato nonostante le voci di mercato, noi, nonostante la Lazio giochi in casa, lo sconsigliamo.